Ciao amici di Backstage Live e benvenuti per una nuova puntata. Siamo a Pescara e siamo venuti a trovare un gruppo, Il Lato Oscuro, che propongono una disco music 70-80, quindi stiamo parlando di una cover band. Siamo nella loro sala prove. Oggi andremo tra l'altro a suonare in un locale, l'Osteria della Musica a Cepagatti, e noi siamo venuti qui però a conoscere Il Lato Oscuro nella loro sala prove. Venite con me ragazzi, seguitemi. Ed ecco ragazzi, siamo insieme a Il Lato Oscuro, siamo venuti qui a stanarli nella loro bella sala prove, proprio di quelle sala prove che ci piacciono a noi. Ma adesso sentiremo, li conosceremo, sentiamo i nomi e i relativi strumenti. Allora, Andrea, voce e tastiera. Danilo, batterista. Augusto, chitarra. Antonio, basso. Francesca, voce. Bene ragazzi, adesso io lancio la loro scheda tecnica, Backstage Live. Yeah! Backstage! Ed eccoci qua ragazzi, rilassati nel privé del Lato Oscuro. Davvero una bellissima sala prove, molto comoda, perché abbiamo trovato il privé molto comodo, pieno di poltrone. Insomma ragazzi, ve la spassate? Beh sì, ce la spassiamo a suon di musica, un divertimento bellissimo, un sacco di live, un sacco di chilometri. Stasera faremo il 60° live, quindi insomma c'è una grande mole di lavoro dietro il Lato Oscuro. Beh, sicuramente. Quindi c'è tanta carne al fuoco, ne sentiremo davvero delle belle, perché tra l'altro poi vi intervisteremo nella nostra solita location in macchina, perché insieme andremo all'Osteria della Musica a Cepagatti, perché questa sera il concerto si terrà a Cepagatti. Eh sì, un bellissimo locale, uno tra i più belli in cui abbiamo suonato, e quindi daremo il meglio sicuramente. Ecco, tra l'altro noi siamo in questa sala prove, ecco, parlateci un po' di chi è la sala prove, come mai provate qui, ecco, chi è il... Vieni, tra l'altro qui c'è una location, vediamo, anche a tratti scomoda, però siamo tutti buttati sopra i divani. Sì, una location un po', diciamo, da sfollati, però... Ma a noi piacciono tanto queste location, queste, perché la cosa più bella, tra l'altro, di Backstage Live è trovare, stanare i gruppi e vedere dove suonano. Esatto, questo è niente, il nostro, diciamo, regno, dove proviamo, dove studiamo anche ovviamente, e niente, è quello che ci offre, diciamo, la Pescara, la città, e quindi niente, era l'unico buco dove poter suonare, era questo. Ecco, mi dà anche tanto l'aria di luogo dove avvengono i festini, avverranno dei festini qua? Direi di no, mi cogli impreparato. No, più che altro ci riuniamo qui per provare, veramente. Studiamo, suoniamo. E va, non diciamo altro, dai. Ecco, ma tra l'altro nella formazione c'è anche la voce femminile. E adesso parliamo un po', come fai qui in mezzo a questo ambiente così maschile? In effetti sopportarli non è facile, perché se ne approfittano ogni tanto e li devo frenare. Ma. Chi è il più malandrino del gruppo? Malandrino nessuno, però Antonio è incontenibile, cioè...
Ecco, ma questo è il gruppo storico? Guarda, sono io l'ultimo arrivato. Fino all'anno scorso ne erano in quattro, con un chitarrista in più. Adesso è rimasto un chitarrista, il grande Augusto. Io mi sono aggiunto alle tastiere, al sassofono e in alcuni pezzi, diciamo, faccio da corista a Francesca e canto anche in maschile alcune canzoni. Bene ragazzi, allora che dire, adesso noi li seguiremo perché loro smonteranno la strumentazione, caricheranno tutto in un furgoncino che abbiamo visto, tra l'altro particolare, ma ne parleremo tra poco, perché loro verranno in macchina, due di voi tra l'altro ragazzi verranno in macchina con noi. Chi è che verrà in macchina? Tutti! Siamo un gruppo democratico, tutti quanti in macchina. Ok, insomma, noi ci organizziamo. Seguiteci, restate con noi, Backstage Live, yeah! Ragazzi, in macchina stiamo andando a Cepagatti con il lato scuro, con Francesca e con Antonio, i due frontman del lato scuro. Ma stiamo con Antonio e iniziamo con la domanda di rito qui nella location in macchina: perché lato scuro? Lato scuro viene dal famosissimo album Pietra miliare del rock, The Dark Side of the Moon dei Pink Floyd. Grande album, tra l'altro. Grandissimo album che ha influenzato assolutamente tutta la storia della musica di qualsiasi genere. E ci piaceva anche comunque l'idea del lato oscuro, insomma, di ognuno di noi che c'è. E poi, non per ultimo, il gioco di parole lato oscuro con la O in comune, che è carino, ci è piaciuto e si fonde perfettamente. Parlaci del sito web. Allora, intanto il nostro sito web è www.latooscuro.it. Mi raccomando, con una O solo è tutto attaccato, mai lato oscuro. Tra l'altro il nostro sito conta 10.000 contatti dopo 4 anni di vita, insomma, cominciando con una paginetta scarsissima. Oggi sono centinaia di download, potete scaricare il nostro demo, vecchio e nuovo, live che c'è lì nostro. È molto attivo dal punto di vista del guestbook, quindi in ogni caso tutte le impressioni di chi ci sente, eccetera eccetera, mail eccetera eccetera, visitateci, vi aspettiamo lì, ci sono foto, tutto. Tra l'altro Lato Oscuro è un nome registrato, perché voi avete registrato il nome, quindi un marchio. Sì. Lato Oscuro è un nome registrato, per 10 anni appartiene a noi nell'ambito della musica e dell'abbigliamento. Dici cosa ci farete sentire questa sera? Allora, soprattutto pezzi revival 70-80, dance, e poi mi avevi chiesto cosa succede durante le nostre serate, succede di tutto, noi non ci aspettiamo niente di quello che succede, non è niente programmato, e soltanto c'è da dire che ci sta un bel feeling tra di noi, e dopo 4 anni siamo diventati la famiglia Lato Oscuro.